Ciao Bettes.it, devo fare i complimenti ai realizzatori di Sono Tornato perché è un film che mi è piaciuto moltissimo, è un film sgradevole, è un film che fa una cosa che fa pochissimo cinema italiano oggi, è un film che fa vergognare noi spettatori, è un film che ti mette in difficoltà, è un film che ti fa sentire una merda. Perché? Perché ti manipola e ti manipola nel modo giusto, è un adattamento piuttosto geniale, con sceneggiatura bellissima, acida e cattiva di Nicola Guaglianone e Luca Miniero, regia di Luca Miniero, che è stato un surrealista, l'abbiamo ricordato con Paolo Genovese insieme a Paolo negli anni della sua giovinezza, e che una volta mi disse in un dibattito pubblico che, a differenza di Paolo, è più cattivo, è meno portato verso la bellezza, è meno portato verso la magia del cinema, è una cosa che riconoscono tutti e due. E però poi è anche il regista di uno dei film più amabili e amati, che è Benvenuti al Sud, Da giù al Nord di Danny Boom, e più popolari e più crowd pleaser nel senso più bello e nobile del termine. Io adoro Benvenuti al Sud, un film che ha creato indotto, che ha creato e ha esaltato un luogo geografico prima spiegato, che ha imposto degli attori, che ha convinto tutti su Claudio Bisio come potenza cinematografica, Alessandro Siani, un film bellissimo dove alla fine hai voglia di fuochi d'artificio, hai voglia di abbracciarti, hai voglia di credere in un'Italia unificata. Quindi questo ed è il film di Luca Miniero più bello dopo questo qua, perché questo è proprio il fratello nero di Benvenuti al Sud, questo è Benvenuti all'Inferno, e Sono Tornato è un bel adattamento di Lui è Tornato, 2015, David Vnent. Come ti chiami, David? Vnent, Vnent, uno della mia generazione, che fece un film non male, bello, bello, pesantuccio, su Hitler che all'improvviso tornava in Germania. Allora, qua c'è Mussolini che all'improvviso, fumo metafisico, si risveglia a Piazza Vittorio Emanuele e non trova il bambino con la maglia di Ronaldo col numero 7, ma trova il bambino con la maglia di Totti, va bene, Hitler si svegliava e c'aveva il bambino con la maglia di Ronaldo, Hitler si svegliava e stava ai giorni nostri, o ai giorni loro, per essere più precisi. Qua Mussolini si sveglia e sta e si trova nell'aprile del 2017. Ma è Mussolini veramente o è un attore che finge di essere Mussolini? Intanto, complimenti a Guaglianone e Miniero per aver lottato per non avere Claudio Bisio nel film, perché sarebbe stata la scelta più facile. E invece Massimo Popolizio fa una prova fantastica, d'altronde questo è un genio che, insomma, a teatro è stato spezzato da un certo Luca Ronconi, che al cinema è stato esaltato da un certo Daniele Lughetti, dopo già alcuni film che aveva fatto, anche Romanzo criminale di Placido, ma ci accorgemmo tutti, no, del potere mainstream di Popolizio in Mio fratello figlio unico, in cui peraltro faceva un ruolo proprio, appunto, un ruolo completamente diverso rispetto a questo, e qui è fantastico, va bene. Quindi complimenti ad aver scelto come il Masucci di Vnent, che fa un Hitler fantastico, e Masucci è uno alto quasi 1,90 m. Complimenti per non aver giocato sulla facilità di avere Bisio e sulla somiglianza, no? sul tentativo. La somiglianza la dà un grande attore. Il grande attore sa incarnare, sa impersonare qualsiasi cosa, no? Diceva Marlon Brando. E allora Popolizio, ovvio che può essere Mussolini. Ed è un Mussolini estremamente affascinante, è un Mussolini che in questo momento di vuoto politico, di disperazione politica, io sono convinto, spero di essere smentito, ve lo dico anche in chiave scaramantica, che il 4 marzo avremo le elezioni politiche con il più alto tasso di astensionismo della storia della Repubblica Italiana. Quindi noi italiani stiamo in questo momento altamente deprimente, altamente depressivo, molto pericoloso, perché questo è il momento in cui torna la dittatura, questo è il momento in cui una democrazia è così debole per colpa della vergognosa e schifosa classe politica che c'è stata in questi ultimi anni, che può accadere qualcosa. E infatti quello che è geniale di questo film, che arriva in un momento perfetto, perché ripeto, stiamo arrivando stanchissimi e depressissimi a queste elezioni ignobili del 4 marzo, che probabilmente peraltro non ci daranno un governo, ma ci daranno un altro governo tecnico per altri anni. Comunque, arriviamo alla Mussolini, ritorna in Italia in questo momento in cui, appunto, gli italiani sono persi, non hanno padre, la madre è stata violentata. E allora un genio come Gennaro Nunziante decide, dopo aver visto Rovazzi,
decide che dobbiamo ripartire dalla generazione di Rovazzi, che è quello che mi ha entusiasmato del Vegetale in chiave politica, che è un film estremamente politico. E quindi Nunziante guarda Rovazzi, ha difficoltà a declinarlo cinematograficamente, fa due film in uno, però poi a un certo punto decide che dobbiamo ripartire da una rieducazione maoista rovazziana, dove questa generazione cresciuta nello schifo italiano risolleverà il paese, che è una cosa che mi ha molto affascinato, perché io sono molto molto speranzoso e mi piacerebbe tanto che le nuove generazioni cresciute in questo schifo, cioè quelli nati proprio a metà degli anni 90, riescano a risollevare questo paese. E chissà, quindi mi ha veramente emozionato l'idea di Nunziante, è stata una scelta ideologica forte. E qua c'è una scelta ideologica forte, perché è tornato un uomo che ha un'ideologia. Oggi l'ideologia, che è quello che mi agghiaccia, ce l'hanno i criminali. Se voi vedete lo splendido, la trattativa di Sabina Guzzanti, vi rendete conto che in questi ultimi anni, non solo nello spettacolo italiano, in TV e al cinema, ma anche nella storia d'Italia, l'ideologia, il portatore di un'ideologia è il criminale. E se il portatore di un'ideologia è solo un criminale, va tutto a puttane, ragazzi. Allora, qua arriva un portatore di ideologia che è un criminale? È stato un criminale? Ce lo ricordiamo che è stato un criminale? Potrebbe non essere più un criminale? Potremmo dargli un'altra occasione? Potremmo perdonarlo, o meglio, I forgive you, che è una delle cose più acide che scrivono Guaglianone e Miniero in sceneggiatura, perché Mussolini detestava l'uso dell'inglese, no? Il tennis era la palla corda. E invece forse ci sarà una cosa collegata a lui in inglese che mi ha fatto morire dalle risate. Sono criptico per non svelare, perché appunto, anche se avete visto Lui è tornato di David Vnent, sappiate che potete andare a vedere Sono tornato, c'è il voice over, c'è il punto di vista di Mussolini, e poi c'è Frank Matano, che è questo documentarista disperato che comincia ad andare in giro per l'Italia con Mussolini, perché voi direte, vabbè, ma questo Mussolini la gente se ne accorge, pensano che sia un comico, e c'è questa idea perfetta, perfetta, di questa follia della televisione che c'è anche in The Square, follia della contemporaneità che c'è anche in The Square, cioè fanno bene, fanno male, sto bene, sto male, quello che è immorale però ha un altissimo share, che fai? Che decidi di fare? C'è anche in The Square, bellissimo. E allora Frank Matano fa questo documentarista sfigato, che è così sfigato che si attacca a Mussolini, e io adoro Frank Matano, penso che fin da Fuga di cervelli di Ruffini per me è veramente... Ha una grande potenzialità cinematografica, ci ho sempre creduto, ha una bellissima faccia, la camera lo ama, e quello che deve fare Frank, secondo me, è cambiare, lavorare sulla voce, perché ci sono due o tre momenti di questo film in cui non va bene, Frank squittisce, e non va bene lo squittio, perché non c'è bisogno dello squittio in quel momento, proprio è un peccato, perché Frank Matano ci sta bene, come ci sta benissimo Popolizio, e i due stanno bene insieme. Frank, devi prendere un grande insegnante di recitazione, lavorare sul diaframma, perché come Ilenia Pastorelli dovete assolutamente essere in grado di avere altre voci, perché altrimenti potreste essere consumati dal nostro sguardo e dalla nostra impazienza. E che è una cosa molto crudele nel rapporto tra noi che guardiamo e voi che siete guardati, ok? Quindi peccato, però per il resto complimenti a Guaglianone e Miniero, c'è una bellissima sceneggiatura, Ciccia Baffina, gli piace Toto Cutugno, un partigiano come presidente, ride, e invece è stato Pertini che ci manca, non abbiamo Padri. Mussolini è intelligente in questo film, è molto intelligente, si rende conto che il paese ha un vuoto, e ogni tanto ci sono questi italiani che vengono intervistati, c'è uno che mi fa morire che dice una cosa precisamente italiana, ma lei la rivorrebbe la dittatura? Ma una dittatura sì, ma libera però, che è fantastico, che è l'Italia, cioè questa nostra anche, devo dire, irresistibile ignoranza e incapacità di anche ricordare, perché siamo un paese che scorda pure quello che è successo 5 giorni fa, quindi io sono convinto che potrebbe tornare, sono convinto che se tornasse vincerebbe e piacerebbe a tantissimi. E quindi sono uscito da questo film che ha un finale coraggiosissimo, anche in chiave femminile, c'è un discorso sulla donna, per esempio, in questo periodo folle in cui appunto anche loro
vogliono avere il ruolo, no, di martiri e stanno esasperando molto questo concetto. C'è un discorso geniale sulla forza della donna, di una donna, ok? E peraltro, appunto, questo Mussolini di Popolizio è in questo discorso, in questo momento di dibattito folle, noi loro, è anche molto affascinante per la donna, per il modo che ha di porsi. Che bello il lavoro sulla lingua, questo devono fare gli sceneggiatori, che bello il lavoro che hanno fatto Nicola e Luca, che poi è bravissimo anche come regista, sulla lingua, donna Francesca, e le nostre signore s'arrabbano, perché Mussolini c'ha il suo savoir-faire, va bene? E guardate questo ragazzo, guardate gli occhi, guardate quanto è bravo a adattarsi, guardate quanto è bravo a tornare tra noi, ma se n'è mai andato? Ciao Bettista!